La commissione ascolta queste persone. A un certo punto, al papello gli chiede conto di 45 miliardi che erano stati mandati proprio per questa bonifica, che doveva comunque accollarsi l'Enichem. Ma intanto dice: mettiamo anche soldi noi, chiede conto di questi soldi. Papello dice che ancora non li hanno investiti. Non solo, che però hanno spostato 70 milioni di euro dallo sviluppo della Calabria, sviluppo mai avviato, perché 8 miliardi di euro sono scomparsi nel nulla, ed era questo che indagava De Magistris. E i calabresi sono morti di fame, sono un popolo di schiavi perché sono sottosviluppati, perché tutti i soldi dello sviluppo in 40 anni se li sono mangiati le stesse persone che sono ancora lì. Comunque, per qualcuno è questa cosa. Dietro c'è tutta questa faccenda. E ci sono i soliti. C'è sempre l'ex governatore Giuseppe Chiaravalloti. C'è sempre lui. E c'è Papello. Allora si ferma tutto. Come si ferma? Siccome Pierpaolo Bruni non ha fatto solo questa cosa, ha fatto altre due inchieste importantissime, nelle quali ha richiesto e ottenuto in primo grado condanne per l'assessore regionale Dionisio Gallo a 4 anni, per Raffaele Renna, re di Crotone, per 4 anni, un altro colletto sporco, parente di Zu Luigi Uzzirro, il vecchio capo mafia di Crotone, nipote diretto di Zu Luigi Uzzirro, poi uno dei parenti non si può scegliere, per carità. Comunque, questo signore è stato condannato a 4 anni. Sempre per Pierpaolo Bruni. Enzo Sculco, altro consigliere regionale, in primo grado condannato in un'altra inchiesta di Pierpaolo Bruni. Che succede oggi in Calabria, ora, dopo aver fatto fuori De Magistris e cose? Il procuratore di Crotone dà l'assenso, perché Pierpaolo Bruni è PM nella procura di Crotone ed è PM applicato della DDA di Catanzaro. Sia il suo procuratore di Crotone sia il procuratore della distrettuale antimafia danno il pieno assenso affinché lui continua a fare il PM e gli venga rinnovato l'applicazione. Il procuratore di Catanzaro fa fuori per Paolo Bruni, questo è freschissimo, è di ieri. Quindi si continua a sommergere continuamente queste cose. La Calabria è il centro di tutto. Si è parlato spesso di questa loggia di San Marino, ma c'è stata una loggia importantissima, che è la più antica forse d'Italia, e sicuramente la più antica di Calabria, che è quella di Satriano. A Chiaravalloti è nato a Satriano. De Magistris indagò anche questa loggia, il cui gran maestro si chiama Don Vincenzo Cassalonte, ex segretario particolare del Presidente della Repubblica Saragat. Uno dei padri fondatori della Regione Calabria, uno di quelli che ha fatto la carta della Regione, comunque completamente discolpato, archiviato dal GIP questo caso. Archiviato questo caso, chi diventa gran maestro della Loggia di Satriano? Un ministro fantastico del 1987, calabrese, che si chiama Emilio De Rose, al quale io dedico un capitolo lunghissimo, perché sono andato ad intervistare le persone anche a Verona. Questo ministro calabrese ha esportato il sistema dranghetista a Verona già alla fine degli anni 70. Lo stesso giro di persone che intorno a questo ex ministro, attuale gran maestro della loggia di Satriano, nell'87 espulso dalla massoneria di Padova perché fu accusato e arrestato per concussione da alcuni PM di Bolzano, poi finita nel mondo di questa cosa. In Parlamento un suo compagno di partito gli chiese ragguagli rispetto ad un articolo di giornale che era uscito a Padova, nel quale si accusava questo signore di avere una fabbrica d'armi in Sudafrica e di fare traffici internazionali di armi. Poi un giurì invocato dallo stesso De Rose lo discolpò completamente. Però i giornalisti di Padova, che furono querelati, furono assolti dalla defamazione. Quindi, comunque, dopo dall'87 a
Dopo 20 anni ritroviamo Emilio De Rose lì. A Verona, che io sono andato ad intervistare un sacco di vecchi politici di quei tempi, le stesse persone che erano dell'entourage di De Rose comandano ancora adesso. A me hanno fatto anche una serie di affermazioni molto più gravi nelle interviste, che io però non ho potuto comprovare, quindi non dirò, perché risparmiamoci qualche avvocato. Ma diciamo che da queste interviste emerge che dietro l'attuale classe politica veronese, proprio quella che conta, c'è proprio il finanziamento di dentro della 'ndrangheta. E gli stessi personaggi che io registro nell'intervista sono proprio attualmente quelli che stanno in voga a Verona. C'è un celebre avvocato, come al solito, che si chiama Carli Pari. C'è un po' di gente che insomma fa parte della Verona bene. E questo anche per rispondere un po' a Galan, al presidente della Regione Veneto, che ha querelato dei giornalisti soltanto perché dicevano che i clan si stanno mangiando tutto lì, no? E c'è questa cosa molto sospetta di questi politici che querelano i giornalisti. Perché non ti preoccupi di vedere che sta succedendo nel tuo territorio, invece di querelare i giornalisti? Perché non vedi chi è illegale della Scala di Verona? Chi è? Cioè, questi, un altro fantastico è Loris Cereda, sindaco di Buccinasco completamente dominato dalla 'ndrangheta. C'è un'intercettazione telefonica addirittura dove uno di questi imprenditori del nord che collaborano con la 'ndrangheta si vanta e dice: l'abbiamo costruita tutta noi Buccinasco con Rocco Papalia, grande capo 'ndrangheta, proprio di quelli pesantissimi. E c'è questo signore che si vanta: l'abbiamo fatta noi Buccinasco. E noi si Cereda che fa? Si preoccupa di rompere le scatole al Davide Bortone, a tutti i giovani cronisti che vanno, che fanno giudiziaria, vanno alla DDA di Milano, stanno indagando dal 2000, e c'è un assessore dei Verdi di Buccinasco che probabilmente sarà rinviato a giudizio. Ci sono vari personaggi che sono vicini a Cereda, quindi questo fa parte di un meccanismo importante, il silenzio. E io lo affermo con tranquillità: un politico che se la prende con i giornalisti che fanno cronache reali sul territorio, per me è sicuramente complice di queste cose, perché se no non c'è motivo di silenziarle. Il silenzio è quello che sta calando sulle indagini dei magistris, poi spostano l'attenzione, fanno le guerre alla gente, e le indagini nel frattempo a pezzi, sprindellate, condotte da magistrati indagati per corruzione dalla procura competente. Perché questo è un fatto importante: quella famosa guerra di procure è veramente una porcata mediatica inventata da chi si deve difendere bene da Genchi, da Alfa e Beta. Si devono difendere bene da Gioacchino Genchi. Comunque c'è il silenzio, il silenzio, il silenzio. A noi ci vogliono ammazzare, perché? Perché semplicemente abbiamo scritto, cioè noi usiamo le parole sono la democrazia. Più parole abbiamo, più possiamo parlare, più possiamo esprimere le nostre cose, più possiamo essere veramente una società. Francesco, poi